Per le interviste di Italinforma abbiamo il piacere oggi di intervistare il presidente De Bettin del gruppo DBA. DBA Group nasce nel 1991 per iniziativa di quattro azionisti ed imprenditori, i fratelli De Bettin, Francesco, Raffaele, Stefano e Daniele. DBA Group fornisce servizi di ingegneria e di project and construction management in ambito civile, impiantistico ed infrastrutturale. La vision del gruppo è l'applicazione dell'innovazione tecnologica, della telematica e del futuro digitale al ciclo di vita delle infrastrutture per incrementare la produttività e rendere più efficienti e sicuri i progetti dei clienti e dei mercati a cui DBA Group si rivolge. Ingegner De Bettin, le rivolgo la prima domanda. Parliamo del piano industriale 2023-2026. Che cosa ci può dire nel dettaglio? Allora, vi racconto delle cose buone perché il piano industriale che è stato redatto con l'egida e sotto la guida del nostro amministratore delegato, che è mio fratello Raffaele, è un piano industriale conservativo, sicuro, solido, ma lungimirante. Cosa voglio dire? Voglio dire che è un piano industriale che si basa su fondamenta reali, su numeri finalmente abbastanza certi perché la congiuntura ci consente di guardare con buona approssimazione a quello che sarà il futuro, ma nel suo DNA contiene i cromosomi giusti per seguire quelli che saranno gli sviluppi sia dell'Europa che del resto del mondo, io mi auguro, tra oggi e il 2030 e il 2050. E quindi in sostanza noi cerchiamo di essere lungimiranti perché vorremmo cavalcare la svolta green, che in qualche modo Next Generation Europe, che è il provvedimento di rilancio dell'Europa dopo Covid, bene o male traccia con molta chiarezza. Il piano è solido perché guarda alla svolta green come ramp up successivo a quello che oggi noi abbiamo messo nel piano e che si basa su quello che sappiamo, su quello che abbiamo in casa e sui mercati nuovi dove vogliamo andare, sia in Italia che all'estero. Ingegnere, la transizione digitale e la transizione energetica rappresentano i due pilastri fondamentali della strategia di crescita di DBA Group tracciata nel nuovo piano industriale. L'obiettivo esplicito, si afferma appunto nel piano, è rafforzare il proprio posizionamento e svilupparlo in ambito nazionale ed internazionale nei prossimi 3 anni. È Come così. avverrà tutto questo? Allora, noi facciamo gli ingegneri e gli applicatori della tecnologia alle grandi infrastrutture a rete. E possiamo dire con le nuove definizioni coerenti con il PNRR che da sempre operiamo in quella che oggi chiamiamo transizione digitale. Da abbastanza sempre ci occupiamo di transizione energetica, traguardiamo la transizione ecologica e guardiamo la transizione ecologica come la parte ingegneristica e tecnica della conversione ecologica che il Santo Padre ha annunciato nel Laudato Si' nel 2015. Quindi noi siamo il sottoinsieme tecnico, siamo uno dei motori della nave della conversione ecologica. Conversione ecologica che non è soltanto una questione tecnica e di conservazione della biosfera, è di valorizzazione della biosfera e di rispetto della biosfera e di preservazione della biosfera per chi verrà dopo. Quindi il Santo Padre ci inserisce tutti gli aspetti sociologici di ridistribuzione del reddito pro capite, dell'eliminazione delle cose brutte che l'umanità fa e subisce. E noi, molto umilmente, insieme a tutti gli altri operatori di mercato, cerchiamo di dare una mano
occupandoci di transizione ecologica. Bene, la transizione ecologica però nessuno ha mai definita per come in maniera semplice. La transizione ecologica, secondo noi e secondo il nostro piano, è un combinato disposto fra transizione energetica e transizione digitale, che sono le due transizioni prodrome ed indispensabili per attivare la transizione ecologica, e la transizione ecologica rispetto a queste due si arricchisce delle buone pratiche antropiche automatizzate, cioè di nuovi comportamenti umani nella vita e nella produzione, tali da portarci un po' alla volta dall'economia semicircolare che già abbiamo all'economia circolare e green a circuito chiuso. Quindi diciamo questo, che la transizione ecologica, che è lo strumento per la conversione ecologica e che mira alla decarbonizzazione del pianeta in Europa col Fit for 55 del 55% a livello di impronta carbonica entro il 2030 e a livello mondo all'azzeramento dell'impronta carbonica al 2050, questa transizione energetica che fondamentalmente si traduce nel passaggio di produzione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, non può fare a meno della transizione digitale, perché altrimenti i sistemi ingegneristicamente non potrebbero funzionare, e la transizione ecologica non può fare a meno delle due precedenti e dell'automazione delle buone pratiche di vita, di produzione e quant'altro, perché solo mettendo insieme in maniera sincrona queste tre cose potremmo far sì che le nostre emissioni, le emissioni causate dall'uomo, siano pari agli assorbimenti che il pianeta o l'uomo stesso riusciranno a garantire. Quindi, diciamo, la funzione matematica primaria dei prossimi 27 anni è legata alla decarbonizzazione, e le contestualizzazioni delle derivate a questa funzione sono le tre transizioni che io ho detto per quanto riguarda il nostro business. Ingegnere, in Italia siete leader nelle reti TLC e della banda ultralarga, e siete leader di mercato anche nei servizi di ingegneria, di project management per le infrastrutture IT. Quanto conta la spinta che il PNRR offre nell'adozione di tecnologie innovative, nella diffusione delle competenze digitali a sostegno dell'innovazione del sistema produttivo, sociale ed economico del nostro paese? Conta tantissimo, nel senso che è una stella polare che dà una direzione ed un verso al nostro operare. È però una stella polare a scadenza, nel senso che con il 30 giugno 2026 il PNRR avrà esaurito, speriamo, investendo e non spendendo tutti i soldi che l'Europa ci ha messo a disposizione, e il bello comincerà dal 2026, dal giugno 2026 in poi, perché sarà dal 2026 in poi, periodo che il nostro piano attuale non pianifica perché è troppo in là, ma sarà quello il vero ritorno economico, politico e di stabilità di lavoro per tutti che il PNRR sta seminando ora. E il PNRR è una stella polare temporanea, però è temporanea, ma durerà ancora quasi 3 anni e mezzo, 4. E il PNRR si basa sulle tre transizioni di cui abbiamo parlato prima. Secondo noi il gate alla sfida green parte dalla transizione energetica, motivo per cui la nostra capacità digitale continua, è confermata, noi la vediamo stabilizzante in termini di bilancio per i prossimi anni, ma vediamo una grande crescita della transizione energetica e della nostra presenza nella transizione energetica. Il digitale tornerà poi, quindi
nei prossimi anni ci darà dei buoni tornaconti grazie a questa stella polare che è il PNRR, però non crescerà più di tanto, perché crescerà molto la transizione energetica, quindi la nostra capacità di essere presenti nelle comunità energetiche rinnovabili, nella gestione delle sovrapproduzioni di energie verdi, nello stoccaggio di queste energie nei vettori energetici privi di emissioni di carbonio, cioè fondamentalmente l'idrogeno, e ci vedrà occuparci di e-fuels per in qualche maniera dare un contributo infrastrutturale a quello che sarà anche la sopravvivenza del motore endotermico dal 2035 in poi. Quindi più stella polare di così si muore. La transizione digitale tornerà potentemente di attualità per noi, anche in termini di volumi, nella misura in cui in questi anni saremmo in grado di creare un mercato che oggi non c'è, e su questo torno fra un attimo, e che sarà il mercato della infrastrutturazione di quelle che già oggi il Green New Deal Europe definisce come Climate Neutral Smart City. Il Green New Deal definisce le Climate Neutral Smart City come uno degli obiettivi durante e soprattutto dopo il PNRR, tant'è che nell'ambito dei 687 miliardi stanziati per questo specifico programma, quello contenuto nel Green New Deal, costituito da 5 missioni, la quarta missione è proprio quella della neutralità, riguarda la neutralità climatica delle aree antropiche. Perché? Perché sono le principali fonti di emissioni di GHG e quindi di gas clima alteranti, no? Quindi, per chiudere questo ragionamento, il PNRR è stella polare temporanea, traccia delle rotte possibili dal 2026 in poi, sono delle rotte probabili che stiamo simulando. Noi pensiamo che il futuro del nostro gruppo sia nella integrazione delle conoscenze che abbiamo sulle varie tipologie infrastrutturali che, sovrapposte tra di loro, danno generano quello che è l'hardware delle smart city. E quindi sopra questo hardware bisognerà montare tutte le piattaforme telematiche necessarie per la gestione dei processi umani, dalla semplice raccolta dei rifiuti alle modalità di trasporto o di produzione. E quindi questa è la cosa che questo piano industriale che abbiamo fatto prevede tra gli obiettivi, ma che non simula in termini né di valore della produzione né di contributo nei prossimi 3 anni. Sicuramente qualche cosa di queste cose che racconto succederà anche nei prossimi 3 anni, ma sarà un nice to have, nel senso che i numeri attuali nostri oggi non fotografano questo. Perché non fotografano questo? Perché quegli scenari che racconto in parte sono già direttiva europea, in gran parte non sono ancora norma nazionale. E di conseguenza il grande lavoro dei prossimi anni di DBA, oltre a quello di istituto che è entrare nei mercati esistenti, sarà quello di provare per la prima volta in vita sua a creare dei mercati probabili, potenziali, ma che ancora non ci sono e che saranno da normare in maniera tale che siano mercati trasparenti e a disposizione di tutti gli operatori, non soltanto di DBA. DBA non vuole avere o essere in mercati con funzioni di monopolista, perché questo fa male. E quindi io mi auguro che anche tanti altri colleghi imprenditori come noi possano in qualche maniera contribuire a costruire questi mercati nuovi, che per certo ci saranno. Quindi noi oggi
rispetto a qualche anno fa, possiamo dire che come conseguenza della brutta pandemia che ci ha quasi stroncato tutti, abbiamo questa potenziale fase di rinascimento, soprattutto nel nostro paese, che potremo giocarci grazie a tutte le capacità che aziende anche piccole come la nostra possono mettere in campo, meglio se in sinergia. Presidente, il bilancio 2022 di DBA Group ha visto un'importante crescita di tutti gli indicatori, dal valore della produzione che è aumentato del 7,4% all'EBITDA che ha fatto un balzo in avanti del 49,6%. Come valuta questi risultati e qual è la guidance per il 2023? Allora, c'è da dire che il quinquennio 18-22 non è stato, è stato un periodo di vacche magre, un po' per tutti. Noi abbiamo avuto la fortuna di quotarci a fine 2017, quando le vacche grasse c'erano ancora, e poi ci siamo sopportati 5 anni di vacche magre. E l'andamento del nostro titolo in borsa lo dimostra chiaramente, perché le cose non andavano male. È vero che siamo incappati in qualche disgrazia con dei clienti che ci hanno lasciato degli insoluti abbastanza importanti e che sui bilanci hanno influito. È altrettanto vero che in quel quinquennio, con i governi che si sono succeduti, governo Draghi a parte, c'era un'incertezza totale, quindi tutti gli investitori, nostri clienti, avevano rallentato le cose. Il 2022 è una logica continuazione del secondo semestre del 2021, dove tutto ha ricominciato a muoversi, dove cose che nel 2017 sembravano pronte finalmente hanno cominciato a diventare realtà. Parlo per esempio di tutta la questione dei data center, degli edge data center, della fibra ottica che per la verità non si è mai fermata e di tante altre diavolerie interessanti, no? 2022 quindi fotografa un andamento buono in crescita, ci lascia dei bilanci estremamente sani e solidi, soprattutto ci lascia un rapporto tra indebitamento, cioè posizione finanziaria netta, e capacità di servizio, ovvero EBITDA, ampiamente sotto l'unità, e questo significa che abbiamo una capacità di far fronte ai nostri impegni con meno di un anno, no? E questo vuol dire che DBA torna ad avere una tripla A in termini di rating bancario. Quindi 2022 è stato l'anno della rinascita. Devo anche dire che nel 2021 e nel 2022 c'è stata una presa molto importante nella gestione da parte della famiglia, che attraverso Raffaele, Stefano e Daniele De Bettin hanno guidato questo rilancio e hanno fatto un ottimo lavoro. E l'ottimo lavoro fatto da giugno 2021 ad oggi si rifletterà anche nell'andamento del 2023. Ora, come società quotata, per quanto in un mercato abbastanza disgraziato come l'Exheim di Milano, che ben poche soddisfazioni dà a chi fa le cose per bene, al punto che bisognerebbe ragionarci sopra, ma non certamente in un'intervista. Diciamo che l'outlook del 2023 lo possiamo confermare perfettamente coerente con il piano, con il business plan che abbiamo approvato ed annunciato al mercato. Aggiungerei però, senza voler dare informazioni sensibili, che per certi versi potremmo andare anche meglio. Per certo posso dire che non andremo peggio di quello che abbiamo detto. Quindi il 2023 ci vedrà crescere ancora in termini di valore della produzione, crescere in termini di EBITDA e crescere, diciamo, in termini di
Riduzione degli ammortamenti, perché anche in tutte le nostre attività fatte nella ricerca e sviluppo molto probabilmente ci daranno dei risultati che non erano fino a pochi mesi fa previsti o prevedibili. Nel corso del 2022 avete acquisito due società, CEG Engineering Service e General Planning. Qual è il valore strategico di queste acquisizioni? È un valore altissimo, come tutte le acquisizioni che abbiamo fatto anche in passato, nel senso che le nostre sono state sempre acquisizioni chirurgiche motivate da obiettivi industriali. Questa è una cosa che noi vogliamo fortemente sottolineare. Noi vogliamo essere l'industria del progetto, cioè vogliamo industrializzare la nostra creatività a servizio del mercato. Per fare questo bisogna avere due cose, tre cose: la conoscenza, le persone sulle cui gambe la conoscenza cammina, e bisogna avere i mercati. Per cui le nostre acquisizioni mirano sempre a portare in casa conoscenze che non abbiamo, persone e quindi macchine intelligenti nel senso umano del termine, pronte ad essere produttive secondo i nostri metodi, e possibilmente mercati, cioè aziende che siano già in mercati dove noi non siamo. CEG è stata un'acquisizione finalizzata a tutte e tre queste cose, perché ci siamo portati a casa conoscenze nell'energy transmission che servivano, professionalità, giovani e meno giovani a livello biologico e anagrafico, ma molto giovani dal punto di vista creativo e di applicazione delle esperienze, delle conoscenze maturate, e ci siamo confermati dei mercati dove eravamo già, che però abbiamo incrementato grazie a questa acquisizione. Tipicamente CEG si occupa di energie, di produzione di energie, sta nella transizione, in quello che ho chiamato prima genericamente transizione energetica, partendo da quello che c'è e per quello che faremo. General Planning invece è stata un'acquisizione fortemente voluta da Daniele De Bettin, il fratello più giovane di noi quattro, architetto, non più tanto giovane perché anche lui ha ampiamente girato i 40 anni, però visionario nell'ambito di tutta quella che è la gestione del patrimonio costruito, della generazione della settima fonte di energia rinnovabile, che è il risparmio energetico, che nessuno mai definisce come lo stiamo definendo noi di DBA. Quindi diciamo la rigenerazione urbana vista come miglioramento della qualità del patrimonio costruito, ma come fonte di energia derivante dal risparmio rispetto a prima. E poi perché Daniele voleva entrare nel mercato del real estate farmaceutico ed ospedaliero, e in considerazione del fatto che in maniera diretta non saremmo mai riusciti a farlo, ci sarebbe costato troppo, il colpo di genio è stato quello di comprarci questo pezzo di mercato, comprandoci General Planning, dove abbiamo trovato, al di là dei soci che ci hanno venduto le loro quote e che alla loro veneranda età, anagrafica ma diciamo molto verde dal punto di vista della voglia ancora di fare e di produrre cose di qualità, rimangono, abbiamo trovato delle professionalità eccellenti, tra cui più di 50 oggi colleghi che utilizzano da molto tempo il Building Information System, cioè in sostanza sarebbe lo strumento telematico che mette insieme quello che si faceva da piccoli col tecnigrafo, cioè progettare, quello che si faceva da grandicelli attraverso AutoCAD e database,
con un nuovo modo di progettare le infrastrutture che vede la parte di disegno delle infrastrutture semplicemente come la schematizzazione dei database che poi vengono appiccicati agli elementi che costituiscono le infrastrutture. Quindi in sostanza questa operazione è stata voluta da Daniele perché andava nella direzione della creazione di digital twin, cioè di gemelli digitali di quello che andiamo a progettare. Cioè, di solito si progetta per portare un'idea nella realtà. Con questa acquisizione noi prendiamo la realtà che abbiamo costruito partendo da un'idea che sta dentro ad un computer, in un computer, per diciamo facilitarne la manutenzione ordinaria ed evolutiva, rincorrendo l'efficienza energetica. Quindi General Planning ci ha portato queste tre cose, soprattutto ci ha portato questo mercato che non avevamo, al punto da influenzare il nostro valore della produzione per più di 10 milioni di euro all'anno. Quindi buonissima acquisizione, ottimo deal fatto in maniera intelligente. Per quanto riguarda la mia persona, il mio ruolo di presidente, è stata una grande soddisfazione, perché queste due acquisizioni e il rilancio post-Covid di DBA sono avvenute senza una mia presenza diretta, e di conseguenza diciamo che DBA non è più Francesco De Bettin dipendente, è Fratelli De Bettin ancora dipendente, ma sarà sempre più un'azienda che libererà il nostro tempo, il tempo degli imprenditori, per fare impresa, perché la parte operativa, come sta già accadendo, e la parte gestionale sarà tutta delegata ai nostri uomini, che sono uomini di grande qualità. Quindi sono state due acquisizioni che io considero eccellenti, e ne faremo anche di altre, nel senso che diciamo che in cucina stanno girando pentole altre diavolerie che, sempre per motivi di quotazione nel piccolo mercato dove siamo, io non posso raccontare, però quello che possiamo assicurare è che siamo sul pezzo e la crescita per linee esterne è prevista anche nel piano industriale 2022-2026 come un qualche cosa che dovrebbe portarci in tre anni altri, i miei fratelli dicono 10-15 milioni, io dico anche qualche cosa in più, ma vedremo insomma. Parliamo ora di sostenibilità. DBA ha avviato il progetto di sostenibilità del gruppo, che porterà alla redazione in forma volontaria del bilancio di sostenibilità. Ce ne può parlare? La sostenibilità è l'origine e la destinazione, quasi fosse un cerchio, di quello che DBA ha sempre fatto. È l'origine perché, soprattutto con questo piano industriale qui, noi guardiamo alla sfida green come quella da cavalcare in termini di mercato. La sfida green si vince se quello che l'uomo andrà a fare sarà sostenibile, e quindi se seguirà, come dicevo io quando ci siamo quotati, non soltanto l'economia circolare, ma renderà circolare tutta la filiera delle sue azioni in qualsiasi cosa. Noi, grazie a Stefano De Bettin questa volta, che è il mio penultimo fratello, e per sua volontà, abbiamo deciso di formalizzare con un bilancio di sostenibilità secondo i criteri ESG quello che DBA ha sempre fatto senza sapere che lo stava facendo. L'ESG non è qualche cosa di astratto, perché è il buon senso applicato a quello che si fa, per cui se uno aveva del buon senso prima, continua ad agire con buon senso e avrà buon senso anche in futuro. Ora, siccome il mondo però premia e incentiva il buon senso, è una contraddizione, perché tutti dovremmo vivere col buon senso, però noi ci inventiamo, noi umani, queste belle diavolerie per comportarci bene.
Abbiamo pensato che conveniva cercare un modo per usufruire di queste agevolazioni, quindi diventare ESG per essere più appetibili nei confronti dei nostri clienti, che a loro volta vogliono essere sostenibili, per essere più appetibili verso gli investitori, perché se mai andassimo via dalla borsa di Milano, dal piccolo segmento dove siamo, certamente in borsa ci torneremo, magari non a Milano, ma per noi l'idea di guidare o di partecipare come famiglia a una public company è un must, perché non sta scritto da nessuna parte che noi quattro si debba essere i più ricchi del cimitero. Noi pensiamo che fare impresa voglia dire dare un contributo alla socialità, dare un contributo all'ambiente, al punto che una buona parte delle nostre tendenze oniriche alla sfida green ci ha visto anche essere creativi nella individuazione di strumenti finanziari che potessero sostenere la tendenza alle climate neutral smart city, cioè il concetto del trading dell'anidride carbonica non emessa o assorbita sul mercato volontario è un qualche cosa che, modesti a parte, come idea, anche se esisteva già, è stata ingegnerizzata da chi vi sta parlando in questo momento. E quindi il fatto di guardare all'ambiente e alla socialità è molto importante. Poi perché questa nostra mania di essere public company? Perché il fatto di essere pubblici obbliga alla trasparenza. Quindi è un qualche cosa che farà bene al capitalismo 4.0, no? Dove magari si guadagnerà anche bene, ma si starà tutti un po' meglio. Se oggi Papa Francesco è stato costretto a fare un'enciclica per dire che dobbiamo comportarci bene, vuol dire che è andato tutto bene, che la storia ha dimostrato che certi modelli economici non stavano in piedi, ma vuol anche dire che i modelli economici che abbiamo seguito fin qua e che ci hanno portato al disastro del pianeta non erano quelli ideali, no? Quindi bisognerà rivedere un po' tutto. EDBI è pronta per questa cosa qui e vede nel suo essere società pubblica a partecipazione diffusa, anche di fidelizzazione per il lavoro che facciamo noi, delle macchine più potenti che esistono, che sono i nostri uomini, nell'interessenza nelle cose, è qualche cosa di positivo. E quindi ESG è la direzione. E Stefano De Bettin ha avuto una grande intuizione nel dire lo siamo già, formalizziamolo, perché addirittura compreremo anche il denaro a meno. Quindi avremo dei benefici e dei premi per il fatto che ci comportiamo bene. Non dovrebbe essere perché ci dovremmo comportare bene, però se ci premiano perché siamo bravi, perché no? Siamo qua apposta, no? E da qui a diventare benefit il passo è coerente con quello che ho detto prima, cioè sarà il passo obbligatoriamente successivo e fortemente voluto. Presidente De Bettin, mi permetta allora un'ultima domanda. Lei appartiene ad un territorio meraviglioso e non perde mai occasione per testimoniare con orgoglio questo senso di appartenenza. Che cosa rappresenta per lei il Comelco? Lei non doveva farmi queste domande qua, perché adesso questo vuol dire che staremo qui altri 3 giorni e quindi cercherò di sintetizzarlo in pillole, no? Noi fratelli, noi famiglia, io in particolare e anche la mia dolce tre quarti, che è mia moglie, che non è montanara come noi, non potremo stare senza le nostre montagne, perché lì siamo nati, lì siamo cresciuti, lì siamo stati educati in maniera semplice, frequentando gente semplice, gente intelligente, gente schiva.
gente che però anche tra nemici è solidale. E quindi noi siamo innamorati di quella terra sia dal punto di vista ambientale e paesistico che per le persone che ci sono, perché siamo noi. Anche la bidella di scuola è noi. Io quando sono lì non mi sento il presidente di DBA, mi sento uno di loro. E soffriamo molto nel vedere il normale drenaggio verso valle delle nostre risorse. E soffriamo perché vediamo che il territorio sta morendo un po' per volta, nel caso specifico della mia valle, anche in termini di natalità. Siamo in 6.200 residenti, lo scorso anno sono nati 22 bambini e sono morti 87 persone anziane, no? Se le magnitudini fossero diverse non sarebbe un problema. Il problema sono i 22 nati, perché fra 5 anni non avremo i bambini per fare una prima elementare, e senza una prima elementare non ci sarà la scuola media, eccetera, eccetera, no? Di qui la nostra volontà anche come famiglia di operare e di mettere gratuitamente a disposizione la nostra capacità di fare impresa per quello che può valere, per promuovere il riequilibrio territoriale, l'inversione delle tendenze. Non sempre queste cose nelle aree fragili sono comprese, perché chi cerca di portare innovazione è visto come un disturbatore, un irriverente più che un promotore di nuovo. Però qualcuno deve pur promuoverle queste cose, per cui pensino quello che vogliono, ma nella montagna che vediamo noi non c'è più soltanto il contadino che pascola le mucche. Magari pascola le mucche nel pomeriggio, ma la mattina in giacca e cravatta ed in smart working compra e vende tecnologia col Far East o con gli Stati Uniti. E questo vuol dire che noi dobbiamo trovare un modo per mettere a reddito le risorse ambientali e umane che abbiamo per garantirci la sopravvivenza. Quindi noi veniamo da lì, lì siamo e lì rimarremo, anche se la nostra azienda lì non fa praticamente nulla, nel senso che su 100 milioni di euro che noi facciamo, in Veneto faremo 1,5 milioni, 2, e in montagna faremo forse 150-200 mila euro. Quindi parliamo di peanuts. Però se non ci fosse, io sono dell'idea che se non fossimo nati lì non saremmo riusciti dal nulla a costruire un'azienda che, come dice Raffaele, e se i nostri piani andranno bene e se in Ucraina non scoppierà la guerra nucleare, al 30 dicembre 2026 avrà 1.350 persone tutte laureate nel mondo. Quindi siamo nel mondo, siamo partiti da lì e ancora in maniera circolare lì torneremo, perché nel frattempo siamo ancora lì. Non so se ho risposto. Grazie. Prego. Abbiamo avuto con noi Francesco De Bettin, presidente di DBA Group.